ci candidiamo alle primarie perché si possa approfondire le tematiche vere, quelle che riguardano le famiglie degli italiani, non che riguardano l'ultima dichiarazione di Casini, la risposta di Vendola, l'impegno di Di Pietro, la controrisposta di D'Alema. Sono tutte questioni che riguardano gli addetti ai lavori. Nella vita reale delle persone c'è altro. E da questo punto di vista, pensate alle piccole e medie imprese, a partire da questa terra, stritolate da un'Italia che non si è preoccupata di difendere in Europa. In Storia della gente, Edoardo l'ha scritto molto bene. Stritolate da una burocrazia per la quale io, sindaco, quando ho a che fare con un procedimento burocratico, non so dove battere la testa, tale e tanta è la complessità dei passaggi burocratici richiesti. Cioè, lo saprei come fare, ma lì non ci vuole il capo, ci vuole l'uspa. Si entra dentro e si porta a testa, si sposta. Noi siamo un paese oggi fondato sui capi di gabinetto. Se non deve conoscere i ministri, se vuoi andare avanti deve conoscere i capi di gabinetto. Vi ricordate dei minimi che cosa diceva a proposito dei capi di gabinetto? Ma capi di gabinetto deriva un paese, ma non ce lo sta. Si può fare parlare dei minimi, diciamo. In questa cornice, le piccole e medie imprese sono stritolate da un sistema di diritto del lavoro. Il problema non è l'articolo 18 o l'articolo 18, sono gli altri 2100 articoli di una legislazione che è farraginosa, incompleta, non ci si capisce niente. Però, oggi, cos'è che possiamo fare concretamente per le piccole imprese? Beh, intanto iniziamo a liberare un po' di risorse per garantire l'accesso al credito. Abbiamo un sistema bancario, e in Toscana sappiamo bene la crisi del sistema bancario e le colpe della politica nella crisi del sistema bancario, che è un argomento che ancora non è stato scritto a sufficienza, ma di cui parleremo anche durante la campagna elettorale, è una promessa. Bene, il sistema bancario è, come diceva Mark Twain, è quel sistema che ti impresta un ombrello quando c'è il sole e te lo richiede indietro quando piove. Ma